giustamente prima di partire per il Kirghizistan si è sparato un panino con la porchetta all'aeroporto di leggero, fresco, estivo. Buon appetito, raga. Buon appetito. Gate uscito, prima tappa Istanbul. Vai. Siamo arrivati a Istanbul e ci siamo riuniti con il resto del gruppo. Perché arrivare in Kyrgyzstan è semplice, la vera sfida è di trovare i bagagli. Anche il mio arrivato sembra in ottima forma, quindi siamo arrivati in aeroporto, abbiamo incontrato la nostra guida che si chiama Tatiana e ci sta facendo la SIM locale. La SIM locale ha un costo di $1 per una settimana con 20 giga dentro. Quindi cari Vodafone, Team, Wind, imparate dal Kyrgyzstan. $1, 20 giga. Cacca! Ok, ci siamo arrivati alla nostra camera d'hotel. Abbiamo fatto Roma-Istanbul, 2 ore di stop a Istanbul e poi abbiamo volato per circa 4 ore e mezza fino a Bishkek. Ora siamo arrivati, sono le 8 di mattina, abbiamo circa 2-3 ore per riposarci visto che non dormiamo praticamente da più di un giorno e poi con la nostra guida locale andremo a fare un giro per il centro di Bishkek. Dolce. E ora finalmente si magna pane, tanto, tanti tipi di pane e basta. Ah, l'insalata. Lei è Tatiana, no pork. Lui è Tito. La guida. Guarda mamma, sono un influencer. Zazdarovia. Ok, dopo esserci fatti la nostra mangiata, ora siamo pronti a girare un po' per Bishkek. Fa caldissimo, faranno penso 40 gradi al momento. Yes, he was an ambassador. Vai che siete bellissimi! Praticamente qua stava di vai sempre dritto, poi una certa giri a destra e sei arrivato. Stiamo andando a fare visita al mercato del paese e la nostra guida ci ha consigliato che è meglio lasciare ogni oggetto di valore, soldi, passaporto, dentro al bus che rimarrà fuori, chiuso a chiave. Eccoci arrivati all'entrata principale del mercato, anzi della famosa fiera dell'Est. Ora con 3 soldi un topolino possiamo comprare. But that is what... Siamo all'interno del mercato e abbiamo trovato uno stand che vende praticamente la droga del Kyrgyzstan, ossia sono delle bottiglie nere con all'interno tabacco e una sorta di pietra che va messa dentro il labbro si spacca e questa sostanza, questo liquido entra all'interno del corpo causando questo ipotetico sballo. Naturalmente la vendono al mercato, ma teoricamente non è il caso di riprenderli. Ora non so se riesco a fare una ripresa un po' rubata, giusto per farvi vedere di cosa si tratta. Very big problem. Ragazzi, niente, io anche nelle campagne del Kyrgyzstan trovo Magic Bus. Thank you.
Niente ragazzi, pure qua ci ha detto bene. Cioè guardate che camere che ci hanno dato in questa guest house. Io come ho pensato a guest house e Kyrgyzstan, ho pensato a un posto tremendo. Invece guardate che roba. Guardate il bagno. Non guardate me. Buongiorno a tutti. Oggi nuova destinazione. Ci siamo svegliati benissimo questa mattina, vero Mari? Sì. abbiamo trovato una piccola sorpresa fatta gentilmente da un gatto, noi pensiamo, ossia un uccello morto nelle scarpe. Io non volevo dire che stava entro le scarpe sue, però vabbè. Ma è un dono. È un dono, è un dono del gattino. Siamo a circa un'ora dal lago Solkul e ci siamo fermati a 3400 metri. Guardate che spettacolo! Praticamente siamo dentro una barzelletta, stiamo giocando a pallavolo con un kirghizzo, due austriaci, una tedesca, gli italiani, e eccoci qua. È un Carmelo. È un Carmelo. Buongiorno a tutti, primo risveglio nella yurta. Fa un po' freddo, infatti ho dormito così, come vedete, con tutto l'ambaradan che ci hanno dato, quindi doppio piumone, questo e questo. Oggi finalmente è la giornata dei giochi nomadi, quindi ora andiamo a fare colazione e vediamo un po' in cosa consisteranno questi giochi. Prima dei giochi ci sono alcune dimostrazioni per farci vedere come costruiscono le yurte e come costruiscono i loro tappeti tradizionali. Poi all'una c'è il pranzo e dopo il pranzo iniziano i giochi. No any metals, only wood and square as you made it, okay? Vai, tutti dentro. Vai Carmelo! Allora, il primo gioco a cui assisteremo oggi è l'Ulak Tarkish. Praticamente consiste, probabilmente è il gioco più crudo dei giochi nomadi. Praticamente c'è un campo con questi cestini qui dietro che sono dei copertoni delle ruote, una palla, che in questo caso non è una palla ma è la carcassa di una capra senza testa. Non chiedetemi perché faccia una cosa così cruda. Ora non so se loro lo giocheranno davvero con la carcassa di una capra o con qualcosa di finto. Con questa carcassa lo scopo è quello di prenderla e gettarla dentro a questi cestini. Vediamo, eccola qua. Quella è la carcassa della capra. È partito, è partito!
andato, è andato, è andato! Pippa! Rissa in campo, tutti dentro. They chose to fight, but the... No, not this fight, but like, are you playing like in Kyrgyzstan? Are you playing that game often? This digital game is very good to be. È arrivato il momento di abbandonare le nostre yurte. Salutiamo i 3000 metri, riscendiamo un po' e poi fra 3 giorni ce ne andremo a 3600 a dormire, il che sarà molto divertente. Oggi siamo nel bel mezzo delle montagne kirghize per fare un'esperienza molto tipica, ossia quella di vedere come gli Eagle Hunter addestrano le aguile. Quello che vedete alle mie spalle sembra mare, ma in Kirghizistan il mare non c'è. In realtà è l'Easy Cool, ossia il secondo lago montano più grande del mondo per estensione. È enorme. Ci siamo, sono le 9 di mattina, stiamo lasciando il nostro hotel, iniziamo il trekking. Carico Tito? Yes. Vamos, vamos. Ciao Herman! Buon streci! Eccoci arrivati al nostro primo campground. Siamo a 2500 metri all'incirca e ora vi faccio vedere le tende. Questa qui è la mia. Preparatevi al pezzo forte, ossia il bagno. E voilà! Madonna mia! Siamo pronti per partire per la nostra seconda giornata di trekking, oggi molto più impegnativa, avremo circa 1100 metri di dislivello per arrivare al nostro campo base. E che Dio ce la mani buona, perché il tempo non è manco il massimo, quindi. Siamo in cammino da circa 2 ore e mezza, abbiamo percorso i primi 4,5 km su per giù. E ora dice la guida che arriva il momento quello più tosto. Infatti sto facendo il video col cellulare, la macchinetta l'ho messa dentro, almeno ho le mani libere. Thank you.
piccolo resoconto della giornata. La fotocamera oggi l'ho praticamente abbandonata nello zaino perché è stata veramente veramente tosta. Ho fatto qualche ripresa con il cellulare, infatti quella che vedrete di queste parti sono fatte tutte col cellulare. Impegnativo, molto, siamo devastati. Ora siamo nelle nostre tende perché piove, sono le 6 del pomeriggio e dobbiamo aspettare le 7:30 per andare a mangiare. Però, ripeto, veramente, veramente eccezionali. Stamattina, per quanto ero stanco, mi ero pure scordato di fare il video per dirvi che siamo ripartiti per raggiungere il punto più alto di questa nostra spedizione, perché non è più una vacanza. Tutto roccioso, tutto molto ripido, tutta un'ammazzata. Ci siamo, ragazzi, i nostri 4000 metri. Guardate che spettacolo da qua su. Ok ragazzi, dopo essere arrivati in cima, ora ci aspettano 8 km di discesa e circa 1600 metri di dislivello, giusto? Va? Giusto. Salutate tutti! Ciao mamma, sono un influencer! Мы только что спустились с озера Алакуль, и если вы хотите знать мнение туристов, то... Этот перевал полна жопа. Anche qui abbiamo avuto una bellissima esperienza di guadamenti di fiume. Cioè... C'è un po' d'acqua nelle calze, però... Siamo ad un'ora e mezza dall'arrivo e è iniziato a grandinare. Quindi ci prendiamo un po' d'acqua. Tempo! Pensavamo che il momento più brutto e difficile del trekking fosse il trekking, invece ci stiamo facendo 2 ore con questo coso qui di ferro sulle strade kirghise che non vi lascio immaginare che cosa sono. Praticamente stiamo scendendo da circa 2600 metri, dobbiamo tornare giù in città, è un continuo di... così proprio. Ce la faremo? Buongiorno a tutti, stiamo tornando a Bishkek. Oggi abbiamo dormito in questa guest house pazzesca in mezzo al nulla, in mezzo alle montagne, e la cosa fantastica è che dietro quelle montagne lì dietro c'è il Kazakistan, dista circa 50 km da qui, quindi praticamente siamo anche in Kazakistan. Guardate che bello sto posto.